Ciao a tutti, sono in Animal Crossing New Leaf, sono con Artù oggi. Era un po' che non facevo video con Artù, quindi l'ho voluto riprendere. Vediamo un po'. Allora, c'ho uno scarpone intanto da smaltire. Leggiamo la lettera da Brina. Il giorno 22 sarà il compleanno dell'unica vera star di questa città. Ah, Brina, compi gli anni. Intanto buttiamo la lettera. Buttiamo la lettera, facciamo spazio nelle tasche. E voilà. Guarda, metto questo qua. Se non sbaglio, a Artù gli manca sempre l'annaffiatoio. Me lo devo ricordare che se lo trovo con Alex glielo prendo. Ok, niente, questo non è il sasso dei soldi. Andiamo intanto in giro. Vedete, Artù è con la maschera di Super Mario. Mamma mia, quanta erbaccia ho nella mia città. Ok, via di stella. Andiamo insieme a cercare. Ok, qui ci sono fiori. Chi c'è qui? C'è la nostra Fiorella. Effettivamente è un po'. Bene, il Fuffi mi ha detto che è arrivato appunto un nuovo abitante, che avete già visto con il mio primo personaggio, che è Alex. Però andiamo a vederlo anche, a salutarlo anche con il secondo. E ciao Brina, ho trovato la lettera. È un bel pezzo che non ci si becca tu, che aspettavo di vederti qui. Ciao Brina, ciao. Ciao Cesare, ma io sono impegnata, devo prendere qua il koala. Devo andare a salutare. Anzi, prima di andare a cercare il koala, buttiamo via questo scarpone. E voilà. Sarà lui. Eccolo qua! Ta-da! Presentiamoci con Corrado. Beh, non importa, io mi chiamo Corrado e sono appena arrivata a Stato da Piacere. Quindi tu saresti Artù, non si parla che di te in città. Penso che ti chiamerò Artù, ok? Vabbè, certo, cioè, il personaggio si chiama Artù, Corrado. Ma cosa stai dicendo, Corrado? Così sembra che siamo gli amici per la pelle. Geniale, ok, va bene, andale ciance, diamogli ragione e andiamo qua a prendere questo altro fossile. Oh, c'è un gufo, vedo in bacheca, andiamo a vedere che cosa vuole da noi questo gufo. Ah, vediamo chi ha vinto il torneo di pesca, Alex, bene, Brina e Corrado, terzo posto. Vedi, Corrado è appena arrivato e già preso il terzo posto della, del podio della pesca. Ok, ok, non c'è niente, non c'è nessuna stellina. Oh lele. Andiamo un po', cerchiamo questo sasso dei soldini. Eccolo, no, non è dei soldini oggi, è il sasso dei diamanti. Non diamanti, ma dei minerali. Via, ecco, oh, l'ho detto, ce l'ho fatta. E basta, finito. Ok, prendiamolo. Ancora prendiamolo. Basta, presi tutti. Ok, quindi me ne vado subito da Alpaca a venderlelo. E poi andrei a vedere che cosa c'è. Ebbene sì, che cosa c'è da Bicue? Anche che cosa c'è da nostro amico, da nostri amici Marco e Mirko? Allora guarda, vado questo, ve le devo vendere che mi servono i soldi. Devo ingrandire casa anche Artù. Va bene, affare fatto. Ok, ciao Zampa, non mi ricordavo il nome. Oh, è interessato. Vai, prendilo. Che cosa stai a fare? Ci pensi su, compra. Vai, oh Alpaca, certo che ti faccio fare anche gli affari. Potresti valutare di più le cose. Ah, scusami Zampa, ho sbagliato, ho premuto un'altra volta. Ottimo. E qui c'è il nostro Merino che se la dorme sempre. No, tranquilla. Lo sveglieremo, tranquilla. Vai tranquilla, vai. E andiamo. Aspetta, prima di andare a vedere che cosa hanno portato di abbigliamento ad Ago e Filo, Agostina dice, vado a vedere se c'è qualcuno in piazza. Aiuto, non volevo prestare fiori. Bene, oh, c'è di nuovo Volpolo. Questa volta lo prendo con il mio amico Artù. Oh, cioè, veramente fantastico, sono riuscito a beccare sempre Volpolo nelle ultime 3 settimane. Ok, veniamo a noi. Ma che cugino, ma cosa stai dicendo? Non siamo cugini. Stai dicendo un sacco di puzzette, Volpolo! Allora, questa... A parte che questa ce l'ho già dentro la mia collezione. Vediamo. Quadro stupendo! Accidenti, non vedo nulla per riconoscerlo. Bene, allora, mi fermo un attimo e lo cerco su internet. Cerco l'ausilio da casa e vai, l'aiuto da casa. E vediamo se riesco a beccarlo, quello giusto. Fra poco. Allora, rieccomi qui perché ho visto che l'opera vera è proprio questa. È andata bene, è andata subito alla prima. Ok, compro. Praticamente questo quadro è vero perché l'uomo nero sta a sinistra e l'uomo bianco sta a destra. Invece quello falso sono invertiti praticamente, si riconosce da quello. Ok.
Vai, il quadro stupendo è andato. Probabilmente è vero, però rimarremo fino a domani con questa, con questo dubbio. Ciao Volpolo, ciao Volpolo, che continua a dire che sei mio cugino, ma non è vero. Ok. E vai, un altro quadro preso. A questo punto direi che niente, direi che ho fatto una buca così a caso. Vado a vedere che cosa hanno portato di vestiti e anche di lo dico, di mobili. Ecco, Marco e Mirko, andiamo. Ho visto che sono in via di acquisti, vado anche a vedere quanto debito ho, perché non me lo ricordo quanto debito ho con Artù. Andiamoci subito, guarda, prima cosa che faccio qua, là. Dici? Fermi. Vai. Restituisci il prestito. Ok, vediamo un po' quanto gli devo. Ah vabbè, 198.000 stelline, pensavo peggio, quindi anche perché siamo i primi step, quindi sono più bassi. E vai, 30.000 a te. Vai. Mi dovrebbe essere anche rimasti dei soldi per acquistare qualcosina se mi interessa. Andiamo subito qua ai magazzini Marco e Mirko e vediamo che mobili ci sono. Cosa avranno portato? Prima di tutto, ah no, niente, non c'è nemmeno un affiatoio, nemmeno questa volta. Eccolo qui però, che cavolo dico? Eccolo qua! Benvenuto! Vorrei l'annaffiatoio, mi manca Florindo. L'annaffiatoio mi serve, sì. Ok, grazie, sì, affari fatto, perché non posso annaffiare i fiori altrimenti. Perfetto! E vai, acquisti fatti. Andiamo in sopra, andiamo a vedere che cosa hanno portato questi furbacchiotti. Ok, Mirko, ciao! Ho letto bimbi, l'armadiosa. Questo è un orologio strano. Però c'è... No, ho letto autunno, però è bello. Ho letto legno. Ok, dai, compro letto legno. Ok, e vai. Vediamo. Cos'è? Tappeto decorato? No. Qui c'è un tappeto legno, tipo. Cuoio, no. A parte che ho tutto tutta la stanza con decorata a Natale, eh. No. Vediamo di qua. No, niente. Ho comprato il letto legno così. Perché mi piace il letto legno, mi piacciono proprio i disegni, i colori, yes! Se non ti fossi capito, mi piace. Ora vediamo un po' cosa c'è dalla griffa, tutto lo stile delle carte, vedo. Ok, quindi molto quello, come si chiama, contessa. Come... Ok, niente, allora facciamo così, ciao. È stato bello, griffa, sei un po' costosa, infatti guardo e basta. E andiamo di sotto. Possiamo anche uscire, tanto non acquisto altro. Ho fatto spese però, l'annaffiatoio e il letto. Mica si scherza qua. Andiamo a vedere un po' di vestiti, vediamo un po'. Oh, vediamo. Ciao Agostina! Ciao. Vediamo un po'. Ci sarebbero questi jeans, non so, mi piacciono, vediamo. Pantalone ninja. Ah no, se sono ninja c'è bisogno di coordinato, no, rimango con i miei pantaloni Titan. Andiamo di qua. Da, non mi ricordo chi. Come si chiama? Bice, ecco, no, era Bice. L'ho detto tipo, c'è lì il cappello uguale a quello che ho in testa, che il casco rana, i baffi. No, i baffi no, mi tengo questi super, ma niente, non facciamo affari, Bice. Avevo detto Agostina. Ha detto Bice. E mi ero dimenticata il nome di Bice. Ragazzuoli, qui è grave. Andiamo da Bloodtable. Dovrebbe essere sveglio, visto che sto registrando alla sera. E quindi finalmente non lo svegliamo. Forse, non è detto. E infatti è sveglio, grande. Sì, guarda, ti vorremmo far esaminare due fossi. Ok, uno e due. Guarda un po'.
Quante cose! Ma tanto poi non le puoi comprare. Perché hai finito la collezione? Va bene. No, no, non ho bisogno, grazie. Adesso me ne vado anche di sopra. Vediamo che cosa ha portato invece Celeste. Sì, un pavimento museo. No, non mi interessa il pavimento. No, 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 non mi piace. E il muro come l'ha portato? Muro museo, ok, è tutto coordinato. No, no, no. Non è perché ormai ho tutta la casa del Natale, mi fa tanti punti che servono per l'ABC, quindi niente, non cambio. Andiamo, andiamo, ritorniamo indietro. Praticamente via degli acquisti ce la siamo fatta tutta. Mi manca Strizzo, che con... però Strizzo ha bisogno di un frutto. Ah, facciamo così. Vado in giù. Sì, sì, vado proprio in giù. E poi mi vado a prendere. Ah, guarda, guarda, mi è rimasto un minerale qua. Prendo un frutto, lo porto a Strizio. Anzi, guarda, tac, tac. Facciamo così. Tanto ritorno di là e quindi mi servono dei soldini. Perché quasi quasi il deposito ancora là. Per estinguere il debito. Alpaca, ciao, siamo noi. Come sempre. Se ti volevo vendere... Ma secondo te perché vengo qui? Questo, questo, questo e questo. Ma è anche il letto legno che mi è venuto in mente che ho il, tutto il muro e tutto l'arredamento natalizio. 12.420 stelline. È un po' pochino, ma vabbè. Ciao. Ciao. Ok, allora, subito andiamo da Strizio e vediamo quale facciolina ci insegna. Vediamo un po', vediamo un po'. Subitissimo, quindi, da Strizio, andiamo a vedere che faccina ci dà. Se non ha aperto locale, perché non è detto, perché l'ora è super giù. Siamo al limite. No, no, no. Non è ancora aperto, quindi ci insegna la facciolina. Dai, Strizio, dai. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo, lo sappiamo. Sì, sì. Ah, alle 20, quindi sono in largo. Sono larga come i tempi, ci sto alla grande. Ok, va bene, va bene. Ma quanto chiacchiera! Dai, ma quanto chiacchieri! Va bene, ok, lo sappiamo, ti dobbiamo portare una cosa, lo sappiamo. Ok, ce l'ho. No, cercavo te, se qualcosa per te, ti ho portato un'arancia. Un aranciuetto, vai, vieni, un'arancia, un'aranciuetta, vai, che cosa ci insegni? Oh, beh, vai, vai, ok, vai, ok, ok, le battute di Strizio, oi, oi, non la vorrei leggere, vai, 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 veloce, vai, delusione, la prima faccina che ci fa imparare Strizio è la delusione qui ad Artù, vediamo, oh, la miseria, guarda come è inalberato, tranquillo, ok, non ho letto la battuta, e quindi non posso dire se era simpatico o vero, ma non è che Strizio sia un grande re della battuta suprema, quindi, niente, oh, bene. E vai al libro degli sketch anche ad Artù. Ok, vediamo che faccina. Ok, perfetto. Benissimo, qui da Strizio io direi che è giunta l'ora dei saluti. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate, mettete un mi piace al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E adesso ciao a tutti, al prossimo video.